finalmente hanno aggiornato Raft. Questo nuovo aggiornamento introduce un sacco di cose fottutamente fantastiche, compresi squali buggatissimi. Ok, salve a tutti, sono SP Giochi, bentornati in Raft. Aspettate, non vedete granché? Beh, almeno quella è la luna. E non notate qualcosa di diverso? Ebbene gente, oggi siamo sul nuovo aggiornamento di Raft, che come potete vedere ha aggiunto il ciclo giorno-notte. E adesso siamo esattamente di notte. Ma non vi preoccupate, perché spia delle fonti di luce molto semplici ed efficaci. Questi riscaldatori d'acqua, o meglio, depuratori d'acqua, che ci permetteranno di sopravvivere. Ma soprattutto ci sono altre cose utili per illuminare questa zona. Se ovviamente questo squalo buggato si levasse dalle balle, mezz'ora che gira in tondo sto deficiente. Mentre SPC procura i materiali necessari, non dimenticate di lasciare un bel mi piace e commentare qui sotto per spingere questa serie di Raft ad andare avanti. E appena si spicciano a finire di bollire quest'acqua e ridarmi i barattolini, io i barattolini posso riutilizzarli in una maniera incredibile, cioè craftare una bella lampada. Esattamente gente, sono state introdotte le lampade da campo, comunque torce, come volete chiamarle, e sono veramente veramente efficaci. Guardate quanto illuminano, e ciò ci permetterà di sopravvivere e continuare a lavorare anche in piena notte, dato che ora con questo ciclo giorno e notte potremmo essere messi molto in difficoltà. Ma il ciclo giorno e notte non è l'unica novità. Come potete vedere, siamo circondati da cose nuove, nuove texture, nuova acqua, nuovo squalo deficiente e tante cose interessanti. E ora vi mostrerò quali sono le nuove risorse introdotte su Raft. Ma nel frattempo non preoccupatevi, la mappa col castello e la torre è sana e salva, soltanto che si è sminchiata un po' con l'aggiornamento e devo ancora metterla bene in sesto. Quindi ho deciso per il momento di mostrarvi queste novità su questa nuova mappa, che ho improvvisato al momento con un pochino di trappole per risorse che mi forniscono il giusto necessario per craftare chiodi, sedie e tavoli, che sono esattamente tutto ciò che possiamo utilizzare d'ora in poi per arricchire e decorare le nostre casette in Raft. Penso che abbiano anche una funzione queste cose, oltre a essere semplicemente dei mobili, ma devo ancora scoprirlo bene cosa fanno. Per il momento possiamo divertirci a ruotarli come vogliamo, perché ora si possono ruotare i mobili e in generale tutte le strutture in maniera molto precisa, e possiamo posizionarlo, bah, direi anche qui al centro della zattera. Non lo so, ora questa cosa sembra molto casa. Nel frattempo godiamoci questa bellissima alba che è appena arrivata. Non è il massimo della qualità questa cosa, ma veramente veramente bella. Tutte le nuove ombre e riflessi che sono state aggiunte rendono Raft un gioco ancora più interessante e bello di quanto lo fosse già prima. Ma bando alle ciance, insomma, ci stiamo già troppo addolcendo e romanticizzando guardando queste albe. Ci sono ben altre cose da mostrarvi in questo aggiornamento. Infatti, non so se l'avete notato, ma qui abbiamo una piantagione di rape. Yes! Qui non ci sono soltanto patate, bastano questa fissa per le patate. Dovreste dare un pochino più di spazio a paperelle, ma in questo caso lo spazio è stato dato alle rape, che sono diventate un altro cibo fondamentale per Raft. Ovviamente lo squalo non è particolarmente interessato alla rape, lui è interessato a buggarsi lì in cerchio. Dopo casomai lo ucciderò e vedrò se si sbaga o succede qualcosa. Ma come potete vedere funziona esattamente come le patate, possiamo ripiantarle per ottenere altre piantagioni di rape. Ma a parte questo, voglio vedere se sto squalo fa qualcosa di particolare, ok? Perché gente, è tipo da sempre buggato lì. Voglio vedere se con una lancia riesco a sciottarlo. Intanto ottenere un pochino di carne di squalo, che è da un po' che non mangio carne di Luigi, giusto per dire. E poi vedere se con questo nuovo aggiornamento fa qualcosa di particolare, magari ci salta addosso, ci mangia le caviglie, quello che ti pare, stupido squalo. Ma crepa! No, a quanto pare è fottutamente immortale. Non lo so per quale ragione, ma aspettate, aspettate, forse ci siamo vicini. L'abbiamo colpito una decina di volte. Sei così sfuggente, piccolo bastardo. Dai, 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 che ti piglio stavolta, ti piglio. Ti piglio, un altro colpo ancora, un altro colpo. Oh, yes, t'ho shottato alla grande. Oh, mio Dio. Quindi lo squalo può essere ancora ucciso, perché mi pareva che dagli ultimi aggiornamenti non fossi mai riuscito a ucciderlo più, perché era troppo, troppo forte. Ma a quanto pare si può farlo. L'ho colpito, l'ho ammazzato, e ora penso si sia sbaggato, spero. Sì, ok, ora Luigi sta un pochino meglio, ma noi non badiamo a lui, perché abbiamo delle rape sul fuoco che sono belle che cotte, e assaggiamole e vediamo quanto danno. Insomma, insomma, un pochino di acqua e un pochino di cibo non mi fa una grande differenza. Penso che la carne di squalo sia una prelibatezza decisamente più efficace e più nutriente. Devo dire che con questo aggiornamento Raft sembra ancora più bello e più fluido, quindi veramente il creatore di questa cosa sta facendo dei grandi grandi passi in avanti. Ma bando alle ciance, ci sono tante altre cose da mostrarvi veramente veramente interessanti, soprattutto quelle che introducono altri oggetti ancora che possiamo utilizzare all'interno
all'interno delle nostre costruzioni. Mi raccomando, non dimenticate di dirmi come potrei utilizzare questi oggetti nelle mappe che ho già giocato in passato, quindi il castello, la torre, eccetera, eccetera. Ma ora sono qui per presentarvi un altro oggetto ancora. La sedia. Oh yes, possiamo craftare delle sedie da utilizzare, penso, magari per riposarci o per bellezza soltanto. Devo ancora scoprirlo. Che possiamo posizionare dove ci pare. Guardate quanto belle sono. Aspettate, le mettiamo qui vicino al tavolo, in modo che poi ci possiamo mangiare la carne di Luigi e un bel pranzetto in famiglia. Oh yes, facciamo un bel cenone di Capodanno e al posto del capitone ci mettiamo Luigi. E non so se lo avete notato, ma ci sono anche nuove texture per tutte le varie risorse che le rendono ancora più belle e in generale danno un'aria ancora più professionale e curata a questo raft, che di texture belle, colorate e cazzute ne aveva proprio bisogno. Sapete cosa? Mi chiedo se abbiano introdotto anche un sistema che regoli la crescita delle verdure, perché ora ci sono ciclo giorno e notte, ombre, un sacco di figate che potete vedere qui. Quindi mi domando se queste belle verdurine potrebbero essere messe in difficoltà se lasciate crescere all'ombra. Questa cosa secondo voi è possibile? Non lo so, non vorrei farmi troppe pippe mentali. Ma comunque date un'occhiata all'acqua, anche l'acqua è cambiata un sacco, ci sono un sacco di riflessi in più, sembra anche un po' meno trasparente, un pochino più torbida, questa cosa non mi piace troppo, ma immagino che l'acqua oceanica sia un pochino più simile a questa. E guardate gente, pure la thatch, quindi le cose di palma, le foglie di palma hanno cambiato texture. Vi ricordate che in passato erano tutte trasparentine e ora sono verdi sgargianti? Pensate gente che ogni tanto mi giro da una parte e trovo una novità nuova all'interno di questo aggiornamento, perché non so di preciso ciò che è stato aggiunto, lo sto scoprendo insieme a voi. Nel frattempo ovviamente sto cercando di sopravvivere su questa zattera, dato che è un po' che ero abituato a vivere sulla mia mega zatterona piena di risorse, e ora sono un pochino in difficoltà. Un'altra cosa che ho notato gente è che lo squalo non sembra attaccarci molto facilmente. A quest'ora ci avrebbe sbranato mezza zattera nei vecchi aggiornamenti, mentre siamo ancora belli calmi qui a raccogliere le nostre belle risorse. Mi sono impigliato nella trappola, dannazione. Mi sono impigliato la fottuta trappola. No. Ok, mi rimangio tutto quello che ho detto. Sei sufficientemente aggressivo per essere uno squalo. Muori, piccolo bastardo. A parte che fai dei botti tremendi quando ti colpisco, non so perché, ci avrai l'armatura fatta con le pentole di Giorgio Mastrota. Che ti devo dire Luigi, fatti un po' i cazzacci tuoi, perché nonostante voglia un pochino di sfida, dannazione, non voglio morire oggi, non voglio sicuramente morire oggi, non il giorno dell'aggiornamento. Questa comunque è stata un'idea geniale, fare le foglie così verdi, perché prima le thatch erano praticamente trasparenti, non si vedevano quasi per nulla, ora sono tutte belle verdi a forma di foglia di palma ed è fottutamente stupendo perché si vedono dalla distanza e sono comodissime da prendere. E come voleva si dimostrare qualche minuto fa, Espi ha detto: ehi Luigi, non mi attacca da un secolo, ed eccolo qua pronto a sbranare le mie foglie di palma. Show, le foglie di palma sono soltanto mie, me le sono appoggiate sui testi. Ma anche le nostre strutture proiettano ombra. A quanto pare sì, a quanto pare il sistema di costruzione è stato reso ancora più intuitivo e facile da utilizzare, perché normalmente ho sempre un sacco di problemi a piazzare questi muri e via dicendo, quindi hanno sistemato anche questa bella cosa, nonostante io sia comunque molto pigro e abbastanza spastico nel piazzare queste cose. Ma la cosa bella è che costruendo e provando questa nuova modalità di costruzione siamo arrivati al tramonto ed è uno spettacolo veramente magnifico. Ovviamente io me lo voglio godere con voi, ovviamente in cima ai miei muri come se fossi un fottutissimo piccione. In generale è qualcosa di veramente incredibile tutto ciò che hanno fatto in questo aggiornamento di Raft, e queste ombre e questi riflessi, questo incredibile tramonto ne sono testimoni. Buonanotte a tutti e buon Raft. Quindi gente, questo era Raft. Più in particolare oggi mi sono concentrato nel mostrarvi le novità di questo aggiornamento, proprio perché si parla di novità, di cose nuove aggiunte. Vorrei sapere da voi, con un commento qui sotto, dove dovrei utilizzare queste novità aggiunte in questo aggiornamento. Ovviamente mi riferisco alle mappe vecchie come quella del castello e della torre. Dove vorreste io posizionassi questi nuovi mobili e queste nuove figate? Quindi sappiatemelo dire con un commento qui sotto, lasciate un sacco di mi piace se volete avere altri episodi di Raft, una serie che va avanti soltanto grazie al vostro supporto. Alla prossima, ciao ciao!